Mamma mia, vabbè. Mamma sì, che va roppo. Vieni, perfetto. Oh, quando le siete? Non mai. Capitano, palesemente schierato. Capitano, lei è il capitano? Buonasera. Che è questa faccia sera? Siamo sotto una tala. Come? Buonasera. Il tuo pronostico? Sconfitto come sempre. Andre, scende, Andre. Buonasera. Però tu non ero d'accordo con me. Perché? Il nostro primo incontro non è stato positivo. Quindi me la vuoi sia di scaravanti? Un po' una burla, però la partita andò bene, quindi se vuoi la riproponiamo. Ma perché? Che è successo? Che è successo? Ah, diciamo, è stato un bel incontro. Inaspettato, però un bel incontro. Senti, il tuo pronostico oggi? No, non si fanno i pronostici. Comunque siamo in vantaggio di un gol, grazie all'ultima rete di Giovanni. La squadra comunque gioca sempre bene, belli alti, cerchiamo di continuare così il più possibile. Comunque per divertirci. Volevo fare i miei complimenti. Però questa è una foto. Volevo fare i miei complimenti alla vostra squadra, che è veramente veramente forte. Secondo me è una papabile che ci dice del torneo. No, non lo diciamo, ma ci speriamo. In primis ci vogliamo divertire, perché è una bella squadra. Prima di dire che è forte, oggi è tornato Paghi, l'hai visto? Infatti c'è il nostro capitano. Sull'auto di sinistra. Ma perché non ha giocato la settimana scorsa? No, che è ancora infortunato, però si sacrifica per la squadra. Che grande. Da buon capitano. Sta ancora a Madrid. Sta ancora a Madrid. Con la testa sì, però ci dà l'esempio come sempre. Senti, un bel messaggio a qualcuno che ti sta guardando in questo momento. A Gianmarco Bucci, ho preferito stare a casa perché fa freddo. Quindi bravo Pistola, bravo, complimenti. Vabbè, ciao. Live. Ciao Max. Come va? Tutto a posto, siamo riusciti a sbloccare il risultato. Loro sono tutti dietro, quindi è difficile. Abbiamo fatto due o tre conclusioni. Adesso cerchiamo di incrementare il vantaggio. Senti, come ho detto anche al tuo compagno di squadra prima, secondo il mio modestissimo parere, siete una bella bella squadra. No, siamo un buon gruppo, più che siamo compatti, siamo amici più che altro. Quindi bello. Si sente l'intesa in campo, quella è la cosa più importante. Poi naturalmente abbiamo i due scuote che fanno la differenza, questo non fa mai male. Veramente... Diciamo che il complesso è buono, sappiamo quello che bella dobbiamo fare noi e quest'anno sappiamo quello che devono fare loro. Senti, andiamo. Come è andato il viaggio a Madrid? È andato bene, è andato bene. Ci siamo divertiti, naturalmente le cose che sono successe a Madrid restano là, lì, meglio, di... meglio così, quindi va bene così. Un bel messaggio a qualcuno che ti sta guardando in questo momento? A Bucci che manca, Ernesto che è un ex componente che è tornato all'infortunio, quindi qualche partecipazione. Magari lo sfrutteremo nel torneo di Natale, che grande. Cerchiamo di reinserirlo. Va bene, in bocca al lupo per partire. Grazie, crepe. Bravo!
Bella partita, abbiamo tirato tanto come loro, il portiere è bravissimo, complimenti veramente.
Abbiamo trovato il gol quando meno lo meritavamo, ma siamo riusciti a chiuderla dove meritavano di più loro, però tutto sommato è andata bene così. Ecco, in vista delle prossime partite pensi cambierà qualcosa? Penso dobbiamo giocare meglio, sicuramente, però sono importanti i tre punti. Ovviamente, ovviamente. Senti, a chi vuoi dedicare la tua prestazione di oggi? A Enzo, il migliore in campo, sempre. Stato intervista così. Va benissimo, grazie mille, in bocca al lupo. Ciao. Partita, bene, i primi 10 minuti, forse. Appena abbiamo subito il primo gol ci siamo disuniti, loro molto più organizzati, molto più bravi. E hanno prevalso loro, però un po' la mare in bocca perché la partita la potevamo gestire meglio, provarla anche a vincere, perché poi non si sa mai, loro molto bravi comunque. Ovviamente, ovviamente. Senti, cos'è mancato secondo te alla squadra per portare la vittoria a casa? Unione, la parola giusta proprio. Troppe distanze, anche il campo è piccolo, quindi più lunghi siamo noi, più è difficile arrivare sotto la porta e tutto questo. Ovviamente. Però c'è da lavorare, l'importante è che la squadra rimane unita, sperando che vengano sempre tutti e non dobbiamo, come si dice, apparare la squadra, purtroppo. Però noi veniamo qui per divertirci e ogni tanto vorremmo anche vincere. Ecco, è proprio per questo ti chiedo, in vista delle prossime partite ci saranno cambiamenti secondo te all'interno della squadra? Spero di avere, come mi dice Peppe, il nostro capitano, di avere la squadra titolare per provarcela a giocare. Noi non puntiamo alla vittoria, come ho detto qua, andiamo per divertirci, poi se vinciamo bene, se non vinciamo va bene lo stesso. Però una partita insieme non è male, giusto? Certamente. Senti, a chi vuoi dedicare la tua bellissima prestazione di oggi? No, la dedico alla squadra, al finale tutti amici come prima, faccio complimenti alla squadra avversaria, specialmente ai due piccolini, no? Non so come si chiamano, molto bravi tutti e due. Secondo me loro meritavano più di me e del portiere di essere migliori. Punti di vista. Grazie mille, comunque in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie ragazzi.